Allora Gesù disse loro: il re delle nazioni le governa. Coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Ma per voi non sia così. Chi è il più grande tra di voi si faccia il più piccolo. Chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi è seduto a tavola o chi serve? Non è forse colui che è seduto a tavola? Eppure, io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete stati quelli che hanno perseverato con me nelle mie prove. E io preparo per voi un regno, come il Padre ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mensa del mio regno e siederete nel trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. E una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Signore, io per te andrei anche in prigione, ti seguirei fino alla morte. Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscere. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e si incamminò verso Getsemani, un giardino al di là del torrente Cedro. Gesù dunque andò con gli apostoli in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: rimanete qui, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Egli disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Vegliate e pregate. Rimanete qui mentre io prego. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra ed egli pregava dicendo: Padre, allontana da me questo calice, se tu lo vuoi. Tuttavia,
non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate, vi dico, per non cadere in tentazione. Si allontanò di nuovo con un secondo volta per pregare. Ed egli, inginocchiatosi, pregò ancora dicendo: Padre mio, aiutami in questa difficile prova. Ma tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Poi tornò di nuovo presso i suoi apostoli. Li trovò che dormivano perché i loro occhi erano appesantiti. E Gesù disse loro: Cosa fate? Dormite? Non vegliate ancora, non pregate. Vegliate, perché è giunta l'ora. E mentre egli parlava ancora, ecco Giuda, uno dei dodici, arrivò e con lui una grande turba con spade e bastoni, mandati dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Ora colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che io bacerò è Gesù, colui che dovete arrestare. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, lo baciò e gli disse: Salve maestro! Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Mettete le spade nel polvere. Non devo forse bere io il calice che il mio padre mi ha dato? E voi? Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno ero con voi nel tempio a pregare e ad insegnare e non mi avete arrestato. Dunque, si adempiano le scritture. Presero Gesù, lo misero in catene e lo portarono davanti al Sinedrio. Thank you.
arrestato Gesù, dunque, lo condussero da Caifa, sommo sacerdote, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Ora i capi dei sacerdoti, gli anziani e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano alcuna. Sebbene si fossero fatti avanti molti falsi testimoni, non ne trovarono. Ma alla fine vennero avanti due falsi testimoni, i quali dissero: quest'uomo ha detto che distrugge il Tempio e lo ricostruisce in 3 giorni. È vero, affermava di essere il figlio di Dio. Allora il sommo sacerdote, alzatosi, disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ti scongiuro per il Dio vivente, sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento vi dico che vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimonianze? L'abbiamo detto dalla sua bocca! Portatelo da Pilato! Devono liberare Gesù. Dai, no, no, cosa stanno facendo? Basta! Calma! Ora Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò. Che accusa portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo portato. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re. Sei tu il re dei Giudei? Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Sono forse io un giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Dunque, tu sei re. Tu lo dici. Io sono re. E per questo sono nato. E per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Che cos'è la verità? Ma che male ha fatto? Mi avete portato quest'uomo come un sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi e non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui l'ho accusato. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla per meritare di morire. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. A morte! A morte! C'è ancora? Tanto il prigioniero parato.
Vieni! Vieni! Dai, stai lì! Sta fermo! Sta fermo! Vi è tra voi l'usanza che per la Pasqua vi liberi un prigioniero. Volete che vi liberi il prigioniero Barabba? O volete che vi liberi il re dei giudei? Barabba! Gesù! 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 Liberate Gesù! Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Crocifiggilo! Crocifiggilo! Dove sei? Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce. Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Crocifiggilo! Crocifiggilo! Metterò in croce il vostro re. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare! Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: liberate Barabba! Non sono responsabile di questo sangue! Portatelo Barabba via. È libero! Vai, vai, vai! Pietro, intanto, aveva seguito da lontano Gesù ed ora sedeva fuori nel cortile, intorno al fuoco con altre persone. Ed ecco ciò che accadde. Tu! Aspetta. Tu sei uno di loro! Ti ho visto io! Eri con Gesù il Nazareno! Donna! Non so di che cosa stai parlando. Anch'io lo riconosco. È lui, c'ha la stessa voce e il modo di parlare è quello che era con Gesù il Nazareno. Vi ripeto che non so che cosa voi dite. Io non conosco quell'uomo. Eppure anch'io ti ho visto, ir con loro. No. No, no. Per Dio, non conosco quell'uomo. Non so chi è. Momento Pietro sentì cantare un gallo. Allora Pietro si ricordò di quello che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti mi rinnegherai tre volte. E fuggì, e mentre scappava incrociò per alcuni istanti lo sguardo di Gesù. Gesù lo guardava con compassione e con immenso amore, perché conosceva la debolezza di Pietro e lo amava e lo perdonava.